Adesso anche un'altra notizia che volevo anche includere, che ieri abbiamo finito e cominciato iniziare a fare i controlli finali per pubblicare il libro Odaimoku in lingua francese, perciò sarà il primo libro tradotto in lingua francese della Nichiren-shu in tutta la storia dal 1253. Per cui viene da questo tempio. E adesso stiamo. Shojun-san sta. Oggi non poteva venire perché stava poco bene con la pancia. Sai che ci sono tante persone che hanno adesso qui in giro, e allora ha toccato anche a lui. E non poteva venire, però sta lavorando su questo per fare il primo controllo. Poi dopo si passa di nuovo ai credenti francesi in Francia, con Shoyosan e Anne-Marie, a fare gli altri controlli. Speriamo che prima che parto per il Giappone, questo libro possiamo fare l'upload a Lulu, in maniera che può essere già pubblicabile. L'altra cosa che abbiamo iniziato ieri, finito finalmente quel lavoro, ho iniziato subito a impaginare tutte le varie traduzioni del libro Introduzione al Sutra del Loto, dal Reverendo Suguro, che era un grande maestro della Nichiren, cioè mancato alcuni anni fa, e la famiglia ci ha dato i diritti di tradurlo, il permesso di tradurlo poi dopo per pubblicarlo. E adesso sono in fase di mettere, sono tantissimi file, sono una trentina di file, e stavo controllando uno per uno con l'originale e poi... prima che parto dal Giappone vorremmo già iniziare anche i lavori finali anche per questo, e quando rientro dal Giappone di mandare anche questo a lui, per finalmente avremo già un po' di altri libri, non soltanto adesso il Galateo eccetera, perciò qualche cosa, tanti anni di lavoro finalmente, è un processo molto lungo, purtroppo non riusciamo a fare, è lento, purtroppo non riusciamo a fare più così. Però è meglio controllare bene che siano, perché anche quando abbiamo controllato 100.000 volte abbiamo sempre trovato piccoli errori di battitura. Perciò cerchiamo di evitare questo quanto possibile per garantire una qualità maggiore. E questo libro sull'introduzione sul Sutra del Loto è un'introduzione non soltanto dei 28 capitoli del Sutra del Loto, ma del triplice Sutra del Loto, perciò parla di tutto. I tre sutra del Sutra del Loto, sono tutti i punti proprio per ogni capitolo, capitolo per capitolo, ogni punto è, come si dice, specificato, ma con quei punti più principali, importanti di ogni capitolo, perché il sutra è molto lungo, e allora c'è alcune pagine per capitolo dove si parla del discorso in maniera molto sincretizzato. Così i concetti, si capisce molto molto bene i concetti che ci sono proposti nel Sutra del Loto. Oggi abbiamo letto, abbiamo anche studiato che il Sutra del Loto contiene proprio tutto il buddismo, è una sintesi di tutto il buddismo. E quando studi tutti i tre sutra, il triplice sutra del loto, questo davvero si comincia a vedere. Già per le persone che hanno studiato con noi, già fino ad adesso, tante cose l'hanno visto, tanti concetti, sono tutti altri sutra precedenti, si ritrova anche nel sutra del loto. È come un'accumulazione di tutti gli insegnamenti del Buddha ha fatto nei suoi 50 anni di predicazione del Dharma. E questo libro invece è una sintesi di ogni punto principale di ogni capitolo, perciò lo rende molto 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 chiaro
È unico questo libro, non c'è un libro simile nel mondo. Perciò siamo davvero, vero fortunati di aver ricevuto questo permesso. La famiglia ha detto che noi non vogliamo niente, e perché avevo parlato, se volete, noi siamo anche disposti a pagare royalty, non valiamo niente, vogliamo solamente che il Sutta del Loto viene propagato e studiato per bene in Europa. Perciò siamo molto, molto, molto fortunati, e questo finalmente, se le cose vanno bene, perché è un lavoro lungo e non posso garantire quando sarà pubblicato, ma io penso che siamo un po' come mesi anche in ritardo, perché volevo già avere già tutto pronto, ma abbiamo avuto altre esigenze all'improvviso che abbiamo dovuto mettere tutto a stand-by, ma adesso stiamo lavorando su. Se tutto vada bene, magari entro giugno o luglio, magari spero di averlo già pronto per comprare il prossimo libro di Rinkoci, però questo scritto dal Reverendo Suguru, davvero un capolavoro. Ok. Bene, un po' di buone notizie, ci vuole. Bene, cominciamo adesso a leggere il nostro Gosho di questo mese. Questo Gosho è stato scritto nel 1278, quando Nichiren Shoning aveva 56 anni. C'è qualcuno qui che ha 56 anni? Ok, Non 50. Tu hai 56 anni? ho capito. Ok, allora, quando Nietzsche aveva la loro età, perché io poco fa potevo dirlo, adesso ho già superato, Vabbè, non ma lo è posso più poco, dire. è da poco. Eh sì, no, ma poco no. E così, quando Nietzsche avevano loro età, ha scritto questa lettera. E l'ha scritto a Shigio Kingo. Forse qualcuno di voi avete sentito nominare Shigio Kingo, un credente fedele molto molto importante, come tutti gli altri, nel gruppo dei primi credenti laici di Nichiren Shoning. Andiamo a leggere adesso. Chi vuole cominciare? Comincio io. Ok, prego. No, 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 no,
molta gratitudine ho ricevuto le tue offerte inviate attraverso il tuo messaggero del lino bianco, un filo di monete e una lettera della sua signora Tocchi. Sono stato particolarmente lieto di ricevere i cachi e le pere, insieme le alghe fresche e le alghe secche. Sono molto preoccupato per la malattia del tuo signore, anche se il tuo signore non sembra aver avuto completamente fiducia in te. Il fatto che hai avuto la fortuna di essere il suo servitore e poi ricevere il suo favore, in cambio ti ha permesso di mantenere la tua fede e servire il Sutra dell'Otto. Tutto questo deve essere certamente preso in considerazione mentre offriamo preghiere per il recupero del tuo Signore dalla sua malattia. Nonostante un cespuglio sotto un grande albero non riceve la pioggia direttamente, l'erba che cresce vicino ad un grande fiume non ha l'accesso immediato all'acqua del fiume. I cespugli ricevono la rugiada dal grande albero e l'erba assorbe l'umidità dal grande fiume per sopravvivere e crescere. Lo stesso si può dire per quanto riguarda il rapporto tra te e il tuo Signore. Ok, prendiamo qui un secondo solo. E questo inizia con una ha ricevuto delle offerte in cenere a Monte Minobu e lì non c'è, c'erano un po' di funghi, c'erano le cose proprio di montagna, ma di tante cose coltivate, l'agricoltura coltivata c'era ben poca. E allora quando le persone mandavano frutta o magari e altri ortaggi, no? E cose che lui poteva mangiare, era molto molto grato perché serviva non solo a lui, non era lì da solo, c'erano anche tanti monaci, perciò di far mangiare a tutta una comunità ci vuole, per cui lui era molto molto grato a ricevere queste cose. Ha mandato cachi
che in giapponese, qualcuno conosce la parola giapponese di kaki? No. Si chiama kaki. Sì, infatti la parola italiana viene dal giapponese. Interessante, no? Sì. E comunque i kaki e le pere sono, la pera si dice in un'altra maniera, però comunque le pere si capisce. Assieme alle alghe fresche, sai che quando si mangia la zuppa miso ci sono anche un po' di alghe fresche che sono dentro, sarebbero probabilmente quel tipo lì. E le alghe secche, hijiki sono piccoli così, di solito un po' rotolati, e si fa un tipo marinè di queste cose qua con altre cose, molto molto saporito, molto saporito, sono neri, mentre quelle alghe fresche possono essere un po' marroncino, verde o anche nero. Sono ricche di calcio, sono ricche di calcio, fanno molto bene. Ricchi di calcio, sì. E sono molto preoccupato però per la malattia del suo signore. Il suo signore era il lord di Shijo Kingo, il suo capo. Come sappiamo, Shijo Kingo era un samurai, era anche un medico, ma medico in modo di dire, aveva studiato la medicina, non c'era anche tutto quel sistema che abbiamo oggi, però aveva studiato, era molto bravo e funzionava molto come un medico verso il suo lord ed altre persone. E qui parla di servire, questa è una parola molto importante, l'abbiamo studiata anche questa settimana. E parla che devi, sei molto fortunato ad avere un lord che è molto fiducia in te, innanzitutto dice. E poi dice anche grazie a questo favore che lui ti estende, tu lo servi con tanto affetto, ovviamente, e devozione. La parola servire nel buddismo è una parola molto molto importante. In giapponese è kyuji. Kyuji. Okay. E questo su ogni peshorai che scrivo per voi, nella parte della dedica, metto sempre che voi vi dedicate le vostre vite a kyuji, o servire i tre tesori del Buddha Dharma Sangha, per tutta la vita, come la base principale della tua fede e pratica. Perché senza di questo non ha senso di essere qui nel Tempio. Proprio questa è la base di partenza per tutti noi. Ovviamente vogliamo essere illuminati, vogliamo conoscere il buddismo, no? Vogliamo diventare un Buddha come il Buddha, vogliamo stare tranquilli, vogliamo essere più felici. Sono tante ragioni perché veniamo al Tempio, però se vogliamo arrivare a questi obiettivi, dobbiamo iniziare con questo. Questo ci crea la base per poter partire sanamente. Se qualcuno ha mai studiato... Ah, no, c'è un film molto famoso che è stato anche menzionato in questi giorni, quello di Karate Kid, no? Che lui, il maestro, prima di... Però tutti la conoscono questo film, no? Prima di insegnare qualsiasi cosa al ragazzo, l'ha fatto lavorare. E lui ha fatto un po' bla bla bla, ma perché questo, io non voglio lavorare così gratuitamente, eccetera. Però il maestro usava il lavoro per farlo diventare davvero un discepolo suo. Ha usato anche alcune tecniche del karate per fare così, in maniera di insegnare anche il movimento senza che lui se ne accorge. È stato molto molto interessante questa cosa. Ma questo non è soltanto il karate, questo spirito viene dal buddismo. È stato applicato in quasi tutte le varie arti giapponesi. Se una persona vuole anche studiare, per esempio, shiatsu. Io ho conosciuto tante persone in Giappone che volevano studiare shiatsu. E quelle che facevano è che lavavano la biancheria del loro maestro e pulivano la sua stanza per i primi anni. Prima di poter davvero studiare.
tutto devoto al loro maestro. Un signore che è venuto qui l'altra settimana, sempre di Shiatsu, ha detto che il suo maestro apre un dojo qui vicino e voleva fare qualcosa per onorare il suo maestro, proprio con lo stesso spirito. Questo signore ha più o meno la mia età, forse di più, perché è in pensione, e abita qui a Cerisetto. E allora ci ha chiesto di fare anche qualcosa per benedire il nuovo e consacrare il nuovo dojo. Si vede proprio lo stesso spirito anche in questo signore verso il suo maestro. Perciò tutti i monaci che ci insegnano il buddismo hanno la stessa figura del vostro maestro. E anche noi dobbiamo imparare bene questo spirito, non è soltanto verso i monaci, ma soprattutto verso Nichiren Shonin e il Buddha Shakyamuni. Per tutte le cose che facciamo, nostro gongyo, nostro studio, anche aiutare per pulire il tempio, mettere le luci fuori, abbiamo messo le luci fuori, no? E sulla via in maniera che le persone potevano camminare di notte senza farsi del male. Oppure anche pulire qui la terrazza, lavare i piatti dopo che tutti hanno preso il caffè. Tante cose che noi possiamo fare, tanti vari modi, anche nel nostro piccolo, per proprio dedicarci a questo, Kyūchi. Ma perché è importante questo Kyūchi? È soltanto perché così il monaco ha qualcuno che gli fa tutto il suo lavoro che così, senza pagare, è così a posto? No. Umiltà. Insegna umiltà. Cosa potrebbe essere una ragione perché questa è la base del buddismo? Disciplina. Devozione? Disciplina. Disciplina, sì, sono tutte cose giuste. Altro? E lo spirito dell'offerta. O spirito di offerta. Sembra una cosa positiva o negativa? Positiva. Tu devi stare attento, eh? Ok. Sì, è molto positiva. Certo, ci insegna anche per fare questo. Però un'altra cosa che ci crea dentro di noi un ricevitore del Dharma. Come scusi? Ricevitore del Dharma. Diventiamo tutti noi un vessillo del Dharma. Possiamo davvero ricevere tutto. Così. Non ci sono buchi. Mani che passa e perdiamo. E questo non è soltanto a livello di intelligenza, ma anche a livello molto profondo dentro la vita. Perciò questo spirito di Kyūchi nel buddismo è estremamente importante. Okay? E Nichiren Shonin sta toccando proprio questa cosa verso di lui. Le sta insegnando perché anche i samurai stessi hanno incorporato lo stesso spirito nel sistema del guerriero, dallo studente o dal samurai più basso verso il suo maestro, che in questo caso è un lord. Perciò questa è un'influenza proprio dalla filosofia buddista dentro gli altri aspetti della società giapponese, come abbiamo visto anche su Karate Kid, come ho visto con questo signore che sta studiando Shiatsu, o l'altro esempio che ho dato di Shiatsu. Perciò è una cosa che ha dato molta influenza su tutte le arti orientali, e non soltanto il Giappone, eh? Questo esiste in tutta la cultura orientale e viene dal buddismo. Ok. Tutto questo deve essere certamente preso in considerazione mentre offriamo preghiere per il recupero del tuo Signore della sua malattia. Nonostante un ceppo spesuglio sotto un grande albero non riceve la pioggia direttamente e l'erba che cresce vicino ad un grande fiume non ha l'accesso immediato dall'acqua del fiume. I cespugli ricevono la rugiada dal grande albero e l'erba assorbe l'umidità dal grande fiume per sopravvivere e crescere. Lo stesso si può dire per quanto riguarda il rapporto tra te e il tuo Signore. È un modo molto molto caldo, molto affettuoso per incoraggiare
Shi Jiaqing nel suo rapporto, però anche noi qui possiamo prendere un piccolo messaggio. Il buddismo è molto molto grande, studiamo tante cose, leggiamo tanti libri, però a volte è spesso difficile capire tutto, no? E noi siamo, magari che non siamo così capaci come un grande maestro del buddismo, come un grande monaco, o anche con altri monaci, o anche come uno sciame, magari ci sentiamo un po' di differenza, perché queste persone sono sempre in contatto con il Dharma e cominciamo a sentire magari un po' di differenza fra loro e noi. Però qui è molto molto chiaro, vieni al tempio, pratica il tuo buddismo e tu sei sempre attaccato a tutto questo, ricevi gli stessi benefici, gli stessi meriti, anche tu puoi avere la stessa qualità di vita, anche se non riesci a venire qui ogni giorno, però è come questo pioggia che poi dopo va pian pianino pian pianino cadendo dall'albero e dà acqua che è vita a tutte le piante sotto. Perciò non si deve preoccupare se o pensare sì, va bene il buddismo, però devo essere un monaco, uno sciami, un grande maestro per davvero capirlo fino in fondo. No, basta praticare il buddismo, venire al tempio, cercare di studiarlo e metterlo in pratica. Uguale come questo esempio. E anche tu arrivi. Kyo Nichiren, il brano di oggi è stato molto chiaro. Alla fine tutto quello che hai detto, tu ce l'hai già tutto dentro. Basta tirarlo fuori. E lo tiri fuori con la tua pratica e fede. E vedrai che ogni persona diventerà un Buddha, anzi dice, è proprio questa fede pratica che ti porta, lo dice molto chiaramente, a tutte le persone senza eccezione, alla Buddhità. Cioè, quello che ha detto oggi e quello che abbiamo letto oggi corrisponde precisamente con questo. Ok, andiamo avanti. Ingannato, qualcuno vorrebbe continuare? Alza la mano per favore. Qualcuno? Ok. Ingannato da Devadatta, il re Ajatashatru divenne un nemico del Buddha. Tuttavia il suo ministro Jivaka si dedicò al Buddha e continuò ad avere fede. In merito di ciò sembra di aver aiutato il re Ajatashatru. C'è un importante insegnamento nelle dottrine buddiste che spiega che, che le virtù accumulate internamente assorbono in modo naturale in superficie. Il Sutra del Loto afferma: ho profondo rispetto per te, mentre il Sutra del Nirvana dice: tutti gli esseri viventi senza discriminazione possiedono la natura di Buddha. Si afferma nel risveglio della fede del Mahayana, del Bodhisattva Ashvagosha, mentre la saggezza dell'illuminazione del Buddha comincia a permeare e dominare internamente illusioni vengono sradicate e a sua volta il corpo del Dharma dell'illuminazione gli appare e si manifesta. Lo stesso viene predicato nel trattato sui livelli di pratica dello yoga, composto dal Bodhisattva Maitreya. Questi passaggi dimostrano che tutte le virtù nascoste internamente alla fine sorgono in superficie e si manifestano come meriti. Demoni celesti conoscevano la tua sincera devozione al Sutra del Loto e così hanno posseduto i tuoi colleghi in modo che loro ti denunciassero al tuo Signore con false accuse, nella speranza di farti abbandonare la tua fede, la tua pratica e le tue offerte sincere al Sutra del Loto. Tuttavia la profondità della tua fede è tale che sicuramente il Jurasetsunyo, i 10 demoni femminili Rakshasa, hanno causato al tuo Signore di ammalarsi in modo di proteggerti. Molto probabilmente il tuo Signore non ti aveva considerato come un nemico, ma ha accettato le false accuse contro di te. Questo potrebbe essere una spiegazione perché egli si è ammalato così gravemente e perché ci ha voluto così tanto tempo per riprendersi. Ma Kyushu, che hanno considerato come un loro pilastro,
di fede è crollato e coloro che ti hanno denunciato falsamente si sono anche tutti loro malati. Probabilmente anche Ryokan causerà problemi gravi, ma le sue azioni gli comporteranno di incontrare circostanze terribili, perché egli ha commesso un peccato ancora più grave degli altri. Di conseguenza non sarà lasciato indenne. Nonostante ciò sono preoccupato che la tua vita sia in pericolo. Sicuramente diventerai un obiettivo di un assassino. Tuttavia nel gioco del backgammon, ciottoli dello stesso colore non possono essere vinti, purché siano tenuti insieme in una sola linea. Inoltre, finché un veicolo è poggiato su due ruote, rimarrà sempre in piedi e non si inclinerà mai su un lato della strada. Allo stesso modo i nemici avranno difficoltà ad attaccarti quando ci sono due persone presenti, pertanto non allontanarti mai dai tuoi fratelli minori, neanche per un momento. Indipendentemente dai difetti che una persona possa avere, rimani sempre vicino a loro. Ogni volta che ti arrabbi, si vede chiaramente la rabbia nel tuo viso. Ricordati che gli dèi e le divinità non proteggono mai nessuno che è irascibile. Un giorno diventerai indubbiamente un Buddha, però nel frattempo, se ti faresti del male, farai solo contenti i tuoi nemici e a noi darai solo dolore. Questo sarebbe veramente deplorevole. Ok, grazie. Scusa, sinceramente, scusa. Prego. Vado avanti? Sì. Temo che i tuoi avversari all'esterno sembrano essersi calmati, ma non sono invece rimasti ancora, no scusate, ma sono invece rimasti ancora infiammati dentro con la loro rabbia che covano da molto tempo verso di te. Ok, va bene. E poi adesso andiamo un attimo, il primo paragrafo di questa pagina è una continuazione, un approfondimento di quello che abbiamo appena letto quando Nichiren Shonin ha parlato del cespuglio, gli alberi, okay? Che gli alberi che sono anche sotto, le piante che sono sotto gli alberi prendono lo stesso nutrimento, la stessa pioggia e di conseguenza la stessa vita, e anche se sono sotto gli alberi, perché quest'acqua l'ha fatto come una metafora per la nostra pratica anche del buddismo. E qui invece lo porto proprio, fai il collegamento proprio con i sutra, che dice che tutte le persone, anche senza eccezione, possono raggiungere la bodhità. È molto chiaro in questo. Dice all'inizio che c'erano delle persone che hanno fatto, sono diventati nemici, erano ingannati. Okay? E stavo cercando di fare paragonarlo alla sua situazione, Shijo Kingo, di cui aveva con il suo maestro. Perché era circondato di persone che erano probabilmente molto gelosi di lui. E lui non praticava la stessa religione come loro. E loro è stato forse dentro di loro trattato un pochettino come uno straniero, fra di loro, per dire. E Nichiren Shonin qui sta dicendo, calma, tieni la calma, probabilmente l'hanno già messo qualcosa nell'orecchio del tuo Lord, però non è che lui crede, non è come quest'altra situazione, non ti vuole male. E poi dice che poi dopo, che magari questa malattia che lui ha avuto è stata una forma per proteggere Shijo Kingo, ma perché? Perché ammalandosi poi dopo ha potuto stare molto vicino al suo Lord, trattarlo bene, curarlo bene, e allora ha potuto davvero vedere la realtà di chi era Shijo Kingo. Magari paragonando con tutto quello che è stato detto, però lui ha visto un'altra realtà che l'ha fatto cambiare. Infatti dopo nella vita di Shijo Kingo il Lord lo dà tantissimo terreno per ringraziarlo. È un riconoscimento proprio di tutto questo qui che Nichiren Shonin stava dicendo già anni prima. Oh no. Comunque, demoni celesti conoscevano già la tua sincera devozione del Sutra del Loto e hanno posseduto i tuoi colleghi. Questo può anche succedere anche nella nostra vita giornalieri, che ci sono delle persone che ci vedono
che sono, non sono buddisti e ci vedono noi che siamo buddisti, come ho detto prima, ci vedono un po' come stranieri. Purtroppo a volte questo succede, non sei uguale come tutti gli altri, allora ti vedono anche un pochettino anche con sospetto. E io questa cosa l'ho vissuto un pochettino quando ero in America, perché ero italiano, dentro una società anglosassone. Adesso questo tipo di razzismo non c'è come una volta, ma una volta c'era. Oppure perché la famiglia era anche ebraica. Questa storia lo conoscete tutti. Perciò anche qui in Italia potrebbe essere che a volte le persone ci rispettano molto perché siamo buddisti, ma ci sono anche alcune persone magari che potrebbe essere il contrario. Può succedere. Però quindi Shoshone non sta dicendo a te, e allora lottati, dare un pugno in faccia, se hai ragione solo te, non lo sta dicendo niente di questo genere. Okay? Anzi, Nichiren Shonin ha preso sempre la posizione del Bodhisattva Fukyo. È difficile quando le persone ti prendono in giro, non ti rispettano, magari dicono qualche cosa perché sei buddista. Però è proprio lì che noi dobbiamo mostrare chi siamo. E non sto parlando con la forza, almeno la forza così. La forza interiore nostra, sempre con il rispetto, che noi non ci muoviamo mai con questo spirito di rispetto e non perdiamo neanche un millimetro della nostra devozione e fede. Nonostante che le persone possono anche essere, a volte anche gratuitamente, cattivi. Perché succede, può essere che queste persone sono momentaneamente possedute da demoni, come questo qua. Può essere che questa persona ce l'ha perché è così di carattere. Ci sono un milione di possibilità, ma noi non possiamo sapere tutte queste cause o ragioni. L'unica cosa che conta è come ci comportiamo noi. Perciò essere buddista, come ho sempre detto, non è abbastanza soltanto venire al tempio e dire che sono credente buddista e venire al tempio. Questa è soltanto la metà della medaglia. L'altra metà è come ti comporti, come vivi da essere umano. Perché la tua fede da qui dopo si dimostra quello che fai ogni giorno. Cioè, questo è molto molto importante. E anche adesso nel tempio abbiamo avuto tantissime persone che ci vogliono molto molto bene. È venuta ieri qui una signora, una professoressa di scuola, e ci ha chiesto di insegnare il buddismo nella classe di religione ai bambini di casale. Perciò c'è un po' di tutto. Quello che conta è che davvero siamo rispettosi verso tante persone. Abbiamo avuto in passato persone che si sono dimostrati un po', come si può dire, ostili. Sì, diciamo così, ostili, e oppure anche maleducati, eccetera, ma non abbiamo mai dato la stessa cosa indietro. Non abbiamo mai fatto un dispetto. Non abbiamo mai cercato di vendicare, magari se hanno fatto qualcosa di male verso di noi. Questo è, non ho mai parlato di queste cose, ma è successo. È successo alcune volte. Qualcuno anche l'ha visto. No? Però tante di queste persone poi dopo si sono fatte così. Si sono cambiati. Abbiamo parlato proprio di questo ieri, no? Di alcuni vicini. Scusate per il mio telefono, reverendo, ma i miei figli, anzi auguroni a tutte le mamme. Ah, c'era, sì, è vero, c'è la... chi è mamma qui? Una mamma. Dobbiamo fare prima gli auguri per le mamme. Oh, esatto. Che maleducato sono io, eh? Non ho più il diritto di parlare di Dharma. Facciamo un applauso, eh? Okay. Comunque questa è una cosa che è un modo anche per imparare utilizzando queste
queste esperienze per imparare bene il buddismo, perché il buddismo non deve essere soltanto una filosofia scritta sulla carta, ma essere un modo di vivere per aiutare anche tutti noi. Perciò è un modo di combinare le varie cose, magari ci dà le possibilità di imparare. Bene. Ok, andiamo avanti. Posso solo chiedere una cosa? Quando dice questi passaggi dimostrano che tutte le virtù nascoste internamente si manifestano come meriti, che cosa, nel primo paragrafo, proprio alla fine, cosa si intende esattamente nel buddismo i meriti? Cosa vuol dire il merito? Quando rileggi tutto quello che hai detto prima, nel primo paragrafo. Sì, 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 no, lo sto leggendo, aspetta un secondo. Ok. Questo è un altro. Quello che Nichiren Shoning ha parlato prima della pioggia. C'è anche una parabola proprio dentro il sutto del loto stesso. C'è una parabola, no? Sì. E sono sette in tutto nel sutto del loto. E se ricordate questo, c'è anche questo discorso che lo fa. E ha parlato proprio in maniera che questo discorso, ci sono grandi alberi, piccoli, poi c'è magari anche un po' di erba, altri tipi di piante, eccetera. E quando piove, tutte le piante prendono la stessa acqua e tutti possono vivere e tutti possono crescere. Okay. Questo quello che stavo dicendo è un paragone di questo episodio che c'è nel sutra del loto. Quello che abbiamo parlato prima, i meriti. Adesso andiamo, faccio collegamento con la tua domanda. Questo vuol dire un'accumulazione di meriti. Kodoku. Qualcuno ha insegnato che la parola kodoku significa benefici. Benefici vari sono magari un tipo di merito. Però quello che possiamo prendere dalla nostra fede e pratica buddista è ancora molto più grande. Perciò non è limitato soltanto a piccoli benefici. Ripeto, doko è il merito e questo vuol dire accumulare e avere sempre di più. Perciò quando pratichiamo il sutto del loto, noi accumuliamo meriti. Cosa sono i meriti? Che abbiamo detto uno, benefici, come è stato anche benefici, è stato anche insegnato così da alcune persone. E sono tanti tipi di benefici, ma io faccio soltanto in maniera molto generale. Cosa potrebbe essere un merito della nostra pratica buddista? Riflettiamoci un attimino. La compassione. Eh? La compassione. La compassione. Magari prima eravamo persone che si arrabbia molto facilmente, che non aveva tanto compassione. Collerici. Sì, collerici. Era difficile di vedere le persone con compassione. Un'altra cosa che viene collegato con questo è empatia. Queste sono qualità di carattere, di vita. E allora di avere un paio di queste cose così è una cosa grande, giusto?
Riflettete un attimino, hai davvero compassione verso tutti gli esseri viventi dentro la tua vita? Pensaci bene. Non occorre neanche pensarci tanto. Eh? Non occorre pensarci tanto. Solo per te, c'è per tutti, no? Diciamo che abitando a Milano la compassione ti passa. Ma non soltanto a Milano, eh? Ok, okay, un altro, facciamo un altro. Ok, vabbè, andiamo avanti. Un altro merito che potrebbe essere accumulato dalla nostra pratica buddista. Rispetto. Eh? Rispetto. Rispetto. Questo è più facile. Mm-hmm. Un'altra cosa? Saggezza. Saggezza, poi? Devozione? Eh? Devozione? Devozione verso che? Tre tesori. Io metterei anche fede. Aspetta, ok, devozione e fede facciamo, eh? Poi? Gentilezza. Gentilezza, comincio proprio perché non riesco più. Gentilezza. Io aggiungerei anche pazienza. Il primo. Perseveranza. Perseveranza. E sono le paranità, no? Coraggio. Coraggio. Quello ci vuole. Determinazione. Determinazione. Io qui aggiungerei, visto questi, energia. Perché per fare tutto questo dobbiamo avere l'energia di proprio di farlo. Eh? Pazienza. E tranquillità. Tranquillità, che sono cose che tutti nel mondo vogliono. Questo è un tesoro, è così enorme. Io una domanda vorrei fare, tutti cercano questo, sì. Ma perché si ammazzano loro? Sì, infatti. Tranquillità. Non so se l'ho fatto, due o una? Due. Ok, l'ho fatto bene. Tranquillità, che sono cose che tutte le persone, di tutte le religioni, di tutti i paesi, di tutto il mondo vogliono. Non c'è nessuno che non lo vuole. Vogliono star bene, no, la maggior parte vogliono un certo tipo di tranquillità, vogliono star bene. Alcuni vogliono anche lottare, eh? Però loro non hanno questo. Ok. Va bene, poi questo elenco potrebbe andare per tanto tempo. No, vabbè, però è chiaro, nel senso che volevo proprio capire, è una purificazione, diciamo, della... mentale, del cuore. Facciamo così, purificazione. Una vita pura. Purificazione dei sensi. Esatto. Okay. Di avere una vita pulita. Sì, sì, ho capito. Perché avendo una vita pulita possiamo anche essere un po' più tranquilli, anche, no? No, volevo chiarirlo perché si parla sempre di meriti. I meriti uno pensa al beneficio comunque materiale, perché no. Vuol dire c'è un background. Invece il merito vuol dire proprio lavorare sulla propria persona. Sulla qualità di vita. Sì, con la pratica buddista tu raggiungi questi meriti, cioè con la pratica buddista tu riesci ad avere la tranquillità. Questa è la cosa fondamentale. E offrire i propri meriti, in questo, quando si dice io recito e voglio offrire, vuol dire che io posso trasmettere questo è importante, trasmettere questa cosa a un'altra persona. Okay. Cioè, interessante, hai fatto una questa una, è molto importante. Hai fatto, questa è la prima volta che questa domanda viene fatta. Questa è una bellissima domanda. Grazie. Ok, noi facciamo la preghiera eco. Eco. No? Eco sarebbe? Adesso andiamo a vedere. Ecco. Ok. Nel. Arriviamo. Ok, noi, un'altra cosa che magari abbiamo lasciato qui, una vita illuminata, collegato con il senso di essere illuminato. Ovviamente illuminazione, anche se non si legge perché non riesco a arrivare. Posso vedere il tuo libro? Poi preghiera per la diffusione dei meriti del Buddha. La nostra preghiera che noi facciamo non è soltanto di ricevere tutte queste cose noi,
ma di innanzitutto come in forma di ringraziamento, di darlo indietro anche al Buddha, in maniera che il Buddha può avere tutte queste cose. Questo è il nostro amore verso il Buddha Nichiren Shoni. Ma anche se leggi, continua a leggere nella preghiera, e di diffonderlo, di condividere tutto questo con tutte le altre persone. Non soltanto a tenerli per noi. Questo è la nostra pratica, è lo spirito della nostra pratica buddista. Perciò hai fatto una domanda proprio d'oro. Ma vuol dire anche che, diciamo, tutte queste qualità che noi riusciamo a sviluppare le mettiamo al servizio del Gonzon e della pratica. Puoi ripetere di nuovo, non ho capito. Tutte queste qualità, questi meriti, queste qualità che noi accumuliamo, le mettiamo anche a disposizione degli altri, in questo modo propaghiamo. Mm-hmm. Sì, quelli. Abbiamo, per esempio, abbiamo qui. Prego per gli spiriti dei nostri antenati. Questo è lo stesso spirito, ma per le persone vive, le persone che sono mancate. Prego per gli spiriti dei miei antenati, parenti, amici, conoscenti, defunti, per le persone che hanno formato un legame con il Buddha, per tutte quelle che ancora non hanno ancora fatto, affinché siedano tutti loro su fior di loto, che vuol dire che diventano illuminati, è una metafora ovviamente, e ottengono la vera saggezza del Buddha. Queste nostre preghiere non sono soltanto belle parole, sono insegnamenti come vivere il buddismo. Prego per ottenere insieme tutti loro, non solo io, ma tutti insieme, tutti loro, la perfetta illuminazione del Buddha, la felicità della beata liberazione. E questa liberazione sarebbe essere libera di qualsiasi tipo di sofferenza. Perciò vogliamo che tutti gli esseri viventi sono liberi, tutti, da ogni tipo di sofferenza. E così insieme tutti loro andiamo verso l'illuminazione. Questo significa Mahayana, grande veicolo. Non è una barca piccola che soltanto uno, due, tre persone possono andare per attraversare il fiume, ma un grande barca dove possono andarci tutti e insieme attraversare un grande fiume. Questo è Mahayana. E per arrivare a tutto questo, torno alla parola di Kyuji. Adesso si comincia a capire perché questo spirito è così importante. Posso fare una domanda? Prego. Colpito. Cioè, perché uno che si arrabbia e non ha compassione? Cosa? Lei prima ha unito l'arrabbiatura di una persona con la compassione, dicendo che uno che si arrabbia non ha compassione. A volte uno perde le spalle. Ho detto così? Sì, 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 c'è stato, sì. Quel rifuso c'è stato. Come, sì, no, okay. Sì, perché me lo sì, sì, la domanda è lecita. A volte uno si arrabbia perché per difesa, diciamo, perché si sente colpito. Ma soltanto che una persona arrabbiata non vuol dire che non ha compassione. Se ho detto in questa maniera. No, ma c'è stato quel. No, 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 se ho detto in questa maniera, no, ho sbagliato a dirlo. No, però, però la rabbia può essere una cosa che consuma la persona, può essere così grande che consuma la persona in maniera che non riesce a vedere niente fuori di se stesso. E allora a questo punto diventa anche difficile avere compassione verso gli altri. Questa è una possibilità. Sì, però perché ti sei arrabbiato non vuol dire che non hai compassione. Questo no, perché a volte, per essere chiaro, anche per essere chiaro, a volte si deve dire le cose in maniera chiara. Okay? Ok? E la sarebbe meglio sempre stare tranquillo, chiaro e dire le cose proprio con una tranquillità, ma a volte
perché ci sono varie circostanze e non riusciamo. Dipende dalla propria personalità. Del carattere del persona, però siamo anche qui per imparare tutte queste cose, per cercare di migliorare un pochettino, magari per arrabbiarci meno, stare più tranquillo, avere più saggezza. Sai che stai vivendo la vita e non rifletti mai su queste cose, diventa difficile ottenere tutte queste cose, almeno perché stiamo riflettendo e studiando queste cose possiamo utilizzare, canalizzare la nostra vita in questa direzione. Per questa ragione stiamo praticando il buddismo. Non ho detto che è facile, e anche se hai un momento di rabbia non vuol dire che non hai compassione. E dobbiamo andare all'estremo. Se per solamente arrabbiato, forse anche perché è uno stato di inferno, però non, in questo caso non ha il potere di avere tanta compassione per gli altri in questa condizione, giusto? E non è perché è cattivo la cattiva la persona, ma perché non ha più queste capacità, perché sta ha perso tutto, perché sta soffrendo così tanto. Ok, questa è una forma estrema, ok? Però ogni giorno ci sono dei momenti in cui noi perdiamo la pazienza e magari diciamo due parole, me stesso incluso. Qualcuno che è stato qui in questi giorni l'ha visto. È umano. È umano, però non vuol dire che non abbiamo la compassione. Ripeto, cerchiamo, siamo qui per andare verso questa direzione. Okay. Però qui è molto specifico quando lui parla del... Questi passaggi dimostrano che tutte le virtù nascoste internamente alla fine sorgono in superficie e si manifestano come meriti. Tutte queste cose ci sono già contenute in tutto il buddismo. Perciò se pratichiamo il buddismo, pian pianino queste cose si sorgono. Cominciamo a vederle un pochettino nella nostra vita. Cominciano a manifestarsi nella nostra vita. Vedendo anche il brano di Gosho di stamattina, Nichiren Shoren è stato molto, molto chiaro, ha detto non solo questo, ma ogni persona diventerà Buddha. Perciò tutti i meriti di tutto il buddismo sono contenuti in questo Sutra del Loto. E praticando il Sutra del Loto stai praticando tutto il buddismo. E tu così diventerai Buddha. Prego. No, dicevo che è anche importante avere un giusto e buono distacco, non lasciarti troppo coinvolgere, pur non perdendo l'obiettività. Hai detto una cosa molto bella. Sì. Imparzialità. Scusami io. Illuminazione. Imparzialità. Questo è un altro merito, la pratica buddista. Abbiamo studiato la settimana scorsa, cos'era che abbiamo studiato? Chudo, che sarebbe la via di mezzo. Abbiamo parlato che avendo, questa è una forma di Chudo. Okay? Non siamo né di un estremo che dell'altro, così abbiamo visione ancora più larga. Se sono qui vedo soltanto queste cose qui, magari non arrivo fin qua. E se sono qui, la stessa cosa per là. Invece essendo in mezzo si vede tutte e due in maniera equamine. Abbiamo una visione molto più equilibrata, molto più larga. Per imparzialità si intende neutralità anche, o un'altra cosa, essere neutri di fronte agli avvenimenti, cioè non c'entra niente con l'imparzialità. Imparziale vuol dire neutro anche. Non giudicare. Conoscere. Sì, non giudicare. Non giudicare. Sì, neutralità. Neutralità ha un altro significato. Sì, sì, ok, andiamo avanti. Sì. Ok.
nell'altro. Ok, possiamo avere un'altra persona per continuare? Vado io. Ok, prego. Nonostante abbiano costantemente utilizzato tutte le loro risorse per cercare di rinchiuderti, alla fine hai ricevuto ancora più di prima la grazia del tuo Signore. A causa di questo ti esorto a non far nulla che possa farti distinguere fra loro. Tratta gli altri servitori del tuo Signore con maggiore gentilezza e cura, e quando degli ospiti d'onore visitano il tuo Signore sarebbe meglio di non rivolgerti direttamente al tuo Signore, anche se lui stesso ti chiama. Se succedesse qualcosa di grave al prete laico, sua signoria Emma, essi, i tuoi nemici, diventerebbero servitori senza padrone e non sapranno più dove rivolgersi. Però, non pensando a questo, continuano a soffiare la fiamma della gelosia, mentre nutrono sentimenti di aggressione verso di te ogni volta che vedono che ti stai prendendo cura di lui. Se dei nobili oppure le mogli di persone potenti volessero verificare la salute del tuo Signore, sarebbe meglio che tu cada in ginocchio e ponga i palmi delle tue mani insieme, dicendo loro: ho fatto il tutto per cercare di essere esonerato da trattarlo in quanto la sua malattia richiede una persona molto più capace di quello che sono in grado di fare io. Tuttavia, dato che sono il suo servitore e lui continua a insistere che lo curi, sto facendo tutto quello che posso per lui. Non vestirsi di puro lino bianco, di abiti sgargianti e colorati, ma indossa abiti modesti e per un po' di tempo non pettinarti i capelli con stile e alla moda. Come sai già molto bene, il Buddha spiega che durante l'epoca finale di degenerazione è difficile anche per un santo vivere in questo mondo contaminato di male. Proprio come una pietra messa in un grande incendio può sopportare il calore per un po', alla fine si sbriciola in cenere. I saggi costantemente predicono le cinque virtù di benevolenza, giustizia, cortesia, saggezza e fedeltà, anche se è difficile anche per loro metterle in pratica. C'è anche il detto: anche avendo un posto d'onore non si deve mai indugiarsi. Anche se ci sono stati coloro che hanno complottato e si sono sforzati di ottenere la tua rovina, hai finora evitato tutte le loro trappole e ne sei uscito vittorioso. Tuttavia, se vieni ingannato ora da queste cose meschine, sarà la stessa cosa come rovesciare una barca che stai guidando e annegare poco prima di raggiungere la destinazione, o come non godere di una tazza di tè dopo aver mangiato un buon pasto. Come sei stato assegnato una camera dal tuo Signore, credo che starai al sicuro. Sono convinto però che i tuoi avversari approfitteranno di ogni opportunità per attaccarti, se entri o se parti dopo il tramonto o prima dell'alba. Presta particolare attenzione a chiunque appostato all'entrata laterale della tua casa, nella sala Jibutsu, sotto il pavimento o sopra il soffitto, dato che la loro determinazione e metodi per attaccarti saranno ancora più forti di prima. Sarebbe meglio fare affidamento alla guardia notturna del quartiere Egara a Kamakura. Quindi cerca di andare d'accordo con loro, anche se ha avuto in passato delle discussioni con loro. Il grande shogun Minamoto Yoshitsune non poteva conquistare il clan Taira fino a quando non si è riuscito a convincere un generale chiamato Awaminbo Shigeyoshi a diventare un suo alleato. E Minamoto Yoritomo ha aspettato prima la distruzione del Gran Taira, prima di decapitare Osada Tadamune per aver ucciso il suo padre. Ok, qui io faccio le domande adesso verso di questa parte qua, perché penso che Nichiren qui è molto molto chiaro su quello che sta dicendo. Secondo voi qual è il messaggio di tutto questo, di questa pagina qua, di tutte queste cose che ci sta dicendo? Sono alcuni messaggi. Di usare il buon senso e di non avere comportamenti che stimolano negli altri reazioni negative. Sicuramente di non provocare. Di non provocare. A parlare anche di umiltà qui. Umiltà. Umiltà e anche essere modesto.
se io vengo qui, io sono il monaco di Ceresetto, io so tutto e tu non sai niente perché non hai studiato il buddismo. Non so se le persone saranno tanto contenti o ispirate a credere nel buddismo, anzi molto probabilmente creo un senso contrario, no? Detto, ma non posso fare il gesto che mi faranno, però potete immaginare, no? Perciò come dobbiamo essere secondo voi? Ogni giorno con tutte le persone umili. Gentili, umili e compassionevoli e anche attenti a chi hai davanti, cioè come dire cose di quello che fai, anche quando un altro parla prestare attenzione a quello che dice, sì. Non interromperlo, per esempio cercare di capire quello che sta dicendo veramente. Ok, hai detto una cosa molto importante, perché qui in Italia quando vedono persone che parlano, di solito parlano 3-4 persone allo stesso momento, no? Però sarebbe meglio se lasciamo parlare uno, ascoltiamo tutto prima e poi rispondiamo. Dopo aver capito. Questo è forma proprio di rispetto. Sì, quella è la cosa che sei. Difficile a volte, perché ci viene, ma anch'io faccio, non è che non l'ho mai fatto. In questo caso è stare calmi. Stare calmi, ascoltare. Poi l'altra cosa, per vedere bene le persone, cosa forse dovremmo fare, a parte ascoltare le parole? Beh, dialogare con loro. Sì. Sì, ma anche leggere i loro atteggiamenti, Certo, l'empatia. Vedere come si pongono, cioè leggere il loro modo di... I loro gesti quando ti parlano. Sì, perché a volte le persone dicono una cosa, però stanno pensando un altro, e se lo guardi bene, magari riesci anche a capirlo, per rispondere in una maniera giusta, che puoi anche dare un po' di tranquillità a quella persona. Né? Perciò vuol dire che dobbiamo guardare bene le persone quando parlano, usare il cuore, dare importanza e cercare di capire no, cercare di capire davvero che cosa stanno sentendo. Abbiamo parlato prima di empatia, uno dei meriti del buddismo, giusto? Questo è quello che sto dicendo adesso, questo fa parte. Anche percepire, non abbiamo messo, percepire per la realtà della situazione. Posso chiedere che cosa sta dicendo? Quello che ho sentito, almeno che sta dicendo a me personalmente, è che anche se sei un buddista e magari conosci bene o pensi di conoscere bene come va la vita, non pensare che quelli che non sono buddisti o che non conoscono bene come va la vita siano inferiori a te. Esatto. Perché questo è un errore che io faccio molto spesso. Penso, ma sì, ma cosa vuoi che ne sappiano quelli di quel gruppo o quelli che non praticano niente? Cosa vuoi che ne sappiano? Io sì che ne so. E questo è un errore che faccio spesso. Arroganza, sì. Sì. Sì, con l'arroganza noi ci chiudiamo dalla saggezza. E ci sono a volte persone, c'è un altro scritto di Nichiren in cui Nichiren dice che a volte il Buddha prende la forma della propria moglie o dei bambini o dei conoscenti eccetera per insegnarti qualcosa, anche di portarti verso l'illuminazione. Ma se non abbiamo gli occhi, gli orecchi e il cuore aperto, la mente aperta per vederlo e ricevere questo, sarà inutile, giusto? Mio nonno mi diceva sempre una cosa, questo non è buddista, è ebraico, viene dall'ebraismo, però penso che sia adatto per questo. Lui mi ha sempre detto quando ero piccolo, noi possiamo imparare da qualsiasi persona, anche da una persona stupida. Questo in realtà non lo sapevo, ma è un detto dentro l'ebraismo che esiste. Perciò penso che si sposa bene di questo discorso. Perciò alle volte le persone con la loro semplicità ci insegnano cose profonde.
E se noi siamo aperti abbastanza per tranquillamente ascoltare, osservare quello che stanno cercando di offrirci, magari possiamo ricevere un grande dono che possa aiutare la nostra vita. Però se abbiamo l'arroganza, è come costruire un muro davanti, senza finestre. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Tutto. Tutto questo ti riguarda ancora di più, perché questi quattro uomini hanno ottenuto la loro casa e feudo, tutto guadagnato a costo della loro vita, per essere poi solo confiscato dal loro signore come risultato indiretto della loro fede nel Sutra del Loto e come conseguenza diretta della loro fede in Nichiren. Prenditi cura di loro e gli altri credenti di Nichiren e del Sutra del Loto. Non importa ciò che è avvenuto in passato. Inoltre, se i tuoi nemici li vedi in visita regolarmente e spesso, penseranno due volte prima di fare un tentativo di attaccarti di notte. Non stanno cercando di dimenticare la morte dei loro genitori, perciò non credo che ti attaccheranno di giorno, né vogliono che il loro complotto sia esposto. Per qualcuno come te, che deve rimanere in clausura, non ci sono altri guerrieri più affidabili dei tuoi fratelli. È imperativo che vai sempre d'accordo con loro, ma temo che non seguirai il consiglio a causa della tua irascibilità. Se succede così, le mie preghiere non avranno il potere di aiutarti. Qui sta parlando direttamente questo, direttamente Shijo Kingo, perché tu sei una testa dura, probabilmente non mi ascolterai. Allora, quello che succede, succede. Quello che succede, succede. E anche posso pregare per quanto ne vuoi, ma le mie preghiere non avranno nessun effetto, perché tutto quello che fai è contro quello che ti sto cercando di insegnarti. E questo anche noi, ognuno di noi dobbiamo ascoltare bene questo. Ok, ne riuscio. Né Ryusho né tuo fratello maggiore ti hanno trattato bene, ma più tardi divenne quello che desideravi attraverso le azioni compassionevoli delle divinità celesti. Ed allora, perché ti stai comportando contro la volontà del cielo? Non è inutile accumulare milioni di beni solo per essere poi abbandonato dal tuo Signore? Sei già adorato dal tuo Signore come se fossi un suo genitore. Riempi i suoi pensieri come l'acqua fa un vessillo, sii bramato come un vitello anela sua madre e conta su di te come gli anziani dipendono dai loro bastoni. Tutto questo non è grazie all'aiuto divino del Sutra del Loto. Gli altri membri del clan devono sentirsi molto invidioso di te. Parla con i quattro uomini al più presto e fammi sapere il risultato, così pregherò poi fermamente agli dei celesti per la tua protezione. Ho informato inoltre gli dèi quando ti sei addolorato per la mancanza dei tuoi genitori, in modo che possano essere trattati gentilmente davanti al Buddha Shakyamuni. Ricordo ancora molto vividamente come mi hai accompagnato a Tatsunokuchi, tenendo le briglie del mio cavallo, e come hai cominciato a piangere quando ero per essere decapitato. Non dimenticherò mai questo, non importa quante vite possono andare e venire. Se per caso dovresti commettere qualche peccato per poi cadere nell'inferno, rifiuterei l'invito del Buddha Shakyamuni per diventare un Buddha e ti accompagnerò invece nell'inferno. Se dovessimo entrare all'inferno insieme, non troveremo sia il Buddha Shakyamuni che il Sutra del Loto anche lì? Sarebbe come la luce della luna che illumina il cielo notturno, l'acqua fredda versata su acqua calda, il fuoco che scioglie il ghiaccio o il sole che dissipa l'oscurità. Se decidi di ignorare il mio consiglio, anche minimamente, non darmi la colpa più tardi. La peste si sta diffondendo dappertutto in questo momento, come mi avevi spiegato, ma si estenderà verso l'alto durante il prossimo anno. Anche questo potrebbe essere un disegno delle Jurasetsunyo, i 10 demoni femminili Raksha. Dobbiamo solo aspettare e vedere che cosa succederà. Non lamentarti con le altre persone per le difficoltà della vita.
se abbandoni tutto per diventare un monaco laico, perché la vita è troppo difficile da sopportare, ti stai deviando dalla via dei saggi. Quando un uomo rinuncia al mondo abbandonando la propria moglie e figli, la moglie parlerà naturalmente di questa cosa vergognosa che il marito ha fatto, anche involontariamente, grazie alla sua capacità di sopportare il dolore della separazione. Questa non è affatto colpa sua, ma causata interamente dal comportamento irresponsabile del marito. Ok, lo faccio un... Penso che il messaggio che Nietzsche sta dicendo a lui, parola, è molto molto chiaro, che non dobbiamo fare tanto commento. Per una cosa che vorrei però riflettere un attimino, cioè questo sulla storia di Nietzsche e Shoni. Okay. E adesso andiamo un po' fuori il discorso di questa guida personale che sta dicendo a lui, però Nietzsche e Shoni, nonostante questo, si vede proprio l'effetto che ha verso Shijo Kingo, anche il suo grande senso di gratitudine, rispetto, e come si può vedere, essere proprio, lo adora come persona, lo vuole davvero bene. Forse anche per questa ragione si è permesso di parlare con lui in questa maniera così aperta e diretta. Dobbiamo ricordare che il giapponese di solito, per essere gentile e educato, di solito non parlo così diretto, ma molto più soft, e per fare arrivare a questo punto, anziché fare così, fare un po' così. Perché questo? Anche perché si pensa del sentimento della persona, per non farlo star male, però vuoi insegnare la stessa cosa, però per fare molto soft si fa un pochettino così, per insegnare la stessa cosa senza danneggiare il sentimento della persona. Qui Nietzsche invece sta facendo un po' l'italiano, zoom, proprio perché lo ama e sta cercando di salvarlo, come lui voleva sacrificare la sua vita quando è andato con lui stesso a Enoshima, nella zona dove l'hanno portato, per decapitarlo. Faccio una piccola, perché io vivevo a Kamakura, cioè conosco un po' la città. Mi corro tutte le strade, non posso fare tutte le strade, ma cerco. Qui c'è il mare, più o meno è così la città. E qui c'è un grande tempio shintoista, una strada che va giù così. Diritto. Più o meno diritto, sì. E qui in questa zona, più o meno, perché non è proprio, non sarà proprio perfetto. Qui c'è la statua del grande Buddha, quella forma, cioè, se ricordo, mai visto la foto del Buddha, è Buddha Amida, però l'hai visto, ok? E c'è una strada che va... così. Io abitavo qui. Proprio dietro Buddha Amida. Dietro, però c'è una montagna dietro, qui ci sono montagne. Ah, meno male. E il primo apricot che avevo, andavo qui sempre a fare la passeggiata. Davvero? Sì. Okay. Ma uguale a lei? Molto simile, per quello che si chiama apricot. Però non parliamo adesso di questo. Adesso devo ricordare come la strada. Ah, dovrebbe essere così, scusami. Così forse sì. E qui c'è un grande tempio di Kannon, e qui vicino c'era scusami, sto cercando di ricordare cosa, perché fa così,
Sbagliato? Non conosco. Ok, magari se la zona generale è corretto, magari qualche dettaglio sbaglio perché sono un po' di anni. Qui c'è la casa del Yadoya, sì, Mitsunori, che ha messo tutti i monaci in prigione nella sua casa. E qui vicino, non mi ricordo, penso che questa zona qui o dopo qui, non mi ricordo adesso, c'era la casa di Shijo King, penso che sia qui. Però può essere che qui, perché adesso non mi ricordo. E qui ovviamente c'è una strada, c'è un'altra anche qui. E la casa di Nichiren era più o meno qua. Questa donna qua, sono venuti i soldati, l'hanno preso su un cavallo, forse sono andati lì prima, perché qui si è arrabbiato con la divinità Hachiman, perché non l'aveva protetto, l'hanno portato qui. E non ricordo, mi sa che è più o meno qui che è andato così. Comunque è andato qui, sceso da un momento dal suo cavallo. E qui c'era una vecchia credente che è diventata monaca, che oggi è un tempio, e ha offerto un po' di mochi, un dolce a lui, da qualcosa. E l'hanno portato qui per decapitarlo. Qua. Magari qualche piccolo dettaglio è sbagliato perché adesso sono. Però questo è quello che mi ricordo. E Nichiren, tanta gente, perché qui è pieno di credenti, le persone sono venute sulla strada e stavano recitando, piangendo. Perché sapevano che fine farà Nichiren Shoni. Stavano tutti piangendo. Shijo Kingo ha detto: va bene, non possiamo fare nulla, siamo circondati da soldati, non c'è speranza, vado anch'io, mi sacrifico anch'io con il mio maestro. Ha preso il cavallo con la determinazione di morire insieme con Nichiren e l'ha guidato fin qua. Hanno preparato Nichiren per l'esecuzione, hanno lavato la spada perché si lava la spada prima. Shijo Kingo era qui, ha tolto il suo kimono, aveva il coltello qui pronto per suicidarsi. Harakiri. E lui voleva morire insieme con il suo maestro. Era così devoto al suo maestro. Lo amava. Ma si vede lo stesso amore qui, in questo paragrafo. Perché Nichiren Shoni poi dice: questo episodio non posso dimenticare. Se per tutto quello che hai fatto, sei fatto un errore, devi andare in inferno, rifiuterò di diventare anche Buddha dopo tutto questo e ti accompagno io come tu mi hai accompagnato alla morte, ti accompagno io in inferno e starò al tuo fianco come tu hai fatto per me. Questa è devozione. Ma è quel momento. Questo è devozione e questo è Kyoji. Prego. No, dicevo che poi non è stato ghigliottinato, non è arrivato con il fulmine. Sì, alla fine è stato salvato, ma io sto parlando fino a quel momento. Certo. È andato lì fino preparato di morire. E alla fine Nichiren è stato salvato, non sono riusciti a decapitarlo, certo,
Però questo episodio non cancella, non si cancella, questo è davvero è successo. Tutta questa gente andava lì tutti pregando, piangendo. Puoi immaginare che un soldato viene per decapitare un monaco? Come si sentiva la gente? Prende una persona sacra? Se noi vedessimo un prete cattolico che non prendono per decapitarlo, anche se non siamo cattolici, sentiremo qualcosa. Perché è una persona sacra anche questa persona. Perciò puoi immaginare come si sentivano tutte le persone che hanno fatto così verso un monaco. Perché non era proprio un'usanza, diciamo, del cattolico. No, l'hanno fatto, l'ordine era di mandarlo in esilio, non di ucciderlo. Questo l'ha fatto per fortuna. Per sfortuna. E la persona che l'ha fatto odiava Nietzsche, l'ha fatto perché voleva farlo era fuori per sempre. Farlo fuori era illegale, totalmente illegale. Ah, ecco, appunto, quindi non era un'usanza. No. Okay. Andiamo. Anche un uomo di fede veniva giustiziato per motivi politici, scusa, non capisco. Non capisco che cosa mi stai dicendo. Un re, le forze dell'ordine dovevano decapitare un monaco. No, questo è un poliziotto che ha preso la legge in mano sua, ha deciso di farlo per conto suo, arbitrariamente. Non era un mandato. Non era mandato, no. Infatti quando il lord della zona, il generale l'ha saputo, si è arrabbiato, mandato subito un messaggero per cercare di salvare Nietzsche dall'esecuzione. Però è arrivato dopo il fatto della cometa, Nietzsche è stato salvato. Non è che è arrivato a prima, okay, andiamo avanti. Non è facile. Sì? Non è facile nascere come essere umano in questo mondo. La possibilità che ciò accada, come indicato nel Sutra del Nirvana, è così minuito. È così piccola. Come la quantità di polvere può essere accumulata su una sola unghia. Anche se ci può essere una quantità incommensurabile di terreno sulla terra. La vita come un essere umano è instabile come una goccia di rugiada su un filo d'erba. È importante quindi vivere con onore, anche per un solo giorno, piuttosto che vivere fino a 120 anni senza... distinzione non è una tradizione. Comunque andiamo avanti. Sforzati di vivere la tua vita in modo tale che le persone in tutta Kamakura esprimeranno la loro ammirazione per Nakatsukasa Saburo Saemon Nojo. Questo è il nome formale di Shijokingo. Come un uomo che non è solo diligente nel suo servizio al suo signore al buddismo, ma anche nei confronti delle persone e della società. Qui c'è il messaggio anche per noi. Chiaro. Seriamente parlando, l'accumulo dei tesori all'interno del deposito sarà inutile se soffri di cattiva salute. Pertanto il valore di un corpo sano e stile di vita è molto più prezioso dei tesori del magazzino. Allo stesso tempo, anche più importante di un corpo sano è un cuore e mente sano e solido. Per questo motivo il tesoro più prezioso che possediamo è il cuore e la mente stessi. Dopo aver letto questa lettera, d'ora in poi sforzati di arricchire il tesoro del tuo cuore e della tua mente. Permettimi ora di trasmetterti una storia che di solito è tenuta nascosta.
Nella storia della nostra nazione del Giappone ci sono stati due imperatori che sono stati assassinati. Uno dei due era l'imperatore Soshun, che fu il principe ereditario al trono dell'imperatore Kinmei, nonché lo zio del principe Shotoku. Era il 33esimo sovrano. L'imperatore Soshun convocò il principe Shotoku e gli disse: «Ho sentito che sei un saggio. Voglio che tu mi dica la mia fortuna». Il principe ha gentilmente declinato la sua richiesta tre volte, ma l'imperatore insisteva. Infine il principe cominciò a esaminare il futuro dell'imperatore, anche se a malincuore. Il principe Shotoku poi gli disse che il suo volto indica che in futuro sarebbe stato assassinato. Improvvisamente l'espressione e il colore del viso dell'imperatore cambiarono e chiese di conoscere la ragione di base di tale previsione. «C'è una vena rossa che attraversa i suoi occhi, maestà, che indica che ci sono delle persone in possesso di un rancore contro di lei e che un giorno dovrebbe incontrare la loro ostilità», rispose il principe. L'imperatore chiese come avrebbe potuto evitare questo terribile pericolo, ma il principe rispose: «Sarà difficile, ma si potrebbe evitarlo se lei è in grado di mantenere una delle cinque virtù costanti. Questa virtù si chiama la paramita della perseveranza ed è una delle sei paramita da perfezionare e necessarie per il fine di raggiungere la buddhità». L'imperatore abbracciò e sostenne questa pratica di perseveranza per un po', sopportando molte circostanze diverse, ma alla fine era soggetto a perdere la pazienza. Un giorno, quando una persona fece un'offerta di un cinghiale giovane al sovrano, l'imperatore tirò fuori il coltello e ripetutamente lo accoltellò negli occhi, dicendo che avrebbe fatto lo stesso a coloro che odiava. Quando il principe, che era stato presente al momento, udito questo, disse a se stesso: «Questo è orribile, l'imperatore è ormai sicuro di suscitare ostilità in altri, le sue parole diventeranno la spada che porta del male a se stesso». Il principe ordinò che tanti tesori fossero portati fuori e distrutti e distribuiti a tutti coloro che avessero sentito lo sfogo dell'imperatore. Però uno di loro riferì quello che era accaduto al Soga no Umaku, il quale presuppose che l'imperatore intendesse ucciderlo, e così ordinò a Zuma no Aya Ataigoma, figlio di Atai Iwai, di assassinare l'imperatore. Pertanto, anche se una persona è seduta sul trono, deve stare sempre attento di non esprimere in maniera trascurata tutto ciò che ha nella mente. Si dice che il saggio Confucio abbia riflettuto attentamente su ciò che avrebbe voluto dire nove volte prima di pronunciare una sola parola. Si dice che anche che Tan, il duca di Chu, abbia dovuto interrompere di lavare i suoi capelli e di consumare un pasto tre volte proprio perché non voleva fare aspettare i suoi visitatori. Si prega di riflettere su quanto importanti sono questi esempi per coloro che abbracciano la fede e pratica, altrimenti te ne pentirai in seguito. Ti prego di non sentire rancore verso di me per avertelo detto, perché questo è l'insegnamento del Buddha. L'essenza di tutto il buddismo è contenuto all'interno del Sutra del Loto, e i punti più fondamentali della pratica per coltivare il Sutra del Loto nella nostra vita sono illustrati nel capitolo Bodhisattva mai disprezzante. Pensaci bene, perché il Bodhisattva mai disprezzante è andato per strada e con riverenza si inchinava verso ogni passante. Il vero scopo del Buddha Shakyamuni, il maestro di tutti gli insegnamenti buddhisti che è apparso in questo mondo, è stato quello di insegnare a tutti e a ciascuno di noi come comportarsi e come condurre la propria vita. Sinceramente parlando, il saggio può essere chiamato un essere umano, mentre lo stolto non è altro che una bestia.
Molto giù, pesante. Penso qui non devo neanche fare più commenti su questo. L'unica cosa che è una cosa che magari che dovremmo sottolineare, c'è un detto qui che si dice che il saggio Confucio abbia riflettuto attentamente su ciò che avrebbe voluto dire 9 volte prima di pronunciare una sola parola. Perciò un modo per essere molto saggio uno è osservare le persone, ascoltare bene le persone e non soltanto dire tutto quello che c'hai nella testa, però riflettere bene alcune volte prima di articolare qualsiasi parola. Per farlo per breve, non dico 9 volte come lui, però questo è stato il suo stile. Anche 10 o 11, a volte. Questo è un modo per cominciare, è un esercizio anche questo, per cominciare anche di anche coltivare saggezza. Vedrai che non parlando, solamente ascoltando e osservando, è un modo di imparare tante cose che non hai mai imparato. A volte la voglia sempre di parlare, di aver ragione, è la stessa cosa come costruire un muro davanti. Perciò questo penso che sia una cosa molto molto saggia per tutti noi, da riflettere bene e mettere in pratica. Questo è un insegnamento molto molto pratico questa volta, meno filosofico, però penso che sia molto utile. Ci sono domande al riguardo? Non ho spiegato tutti i vari personaggi perché volevo concentrare sul concetto. Il principe Shotoku chi era? Si ricorda? Tutti gli altri sono altri personaggi della storia giapponese, ma per noi il principe Shotoku è molto importante. Qualcuno si ricorda chi è? Ha fatto la previsione. No, questo qui. No, non penso che ho scritto una nota su principe Shotoku qui. L'ho fatto in passato, ma qui no. Eh? Il principe Shotoku è il monaco. È un monaco? No, non è un monaco, è un principe, era laico. Shotoku. Sì, ma non c'è... Nihon no kane motteru? Nihon no kane. Mono tenai no? Totta no? Oh, già, non sanno. Vedendo adesso stavo parlando di... moneta giapponese. Moneta giapponese, perché prima c'era lui sulla moneta. Per questo prima che io nato. Tanti anni fa. Si vede come sono vecchio io, eh? Ok, comunque il principe Shotoku è stato molto importante per stabilire il buddismo in Giappone. È stato anche credente del Sutto del Loto. Non c'è il principe Shotoku, sì, il monaco Kakutoku. Lui non era monaco. No, era proprio un laico. Okay. Aspetta, fammi finire questo discorso di principe Shotoku. È un principe imperiale che ha cercato, perché c'erano due movimenti in Giappone all'epoca, quello della religione originale del shintoismo e il buddismo, che era considerato una religione straniera. Okay. E lui credeva molto nel buddismo, ha cercato anche di aiutare il buddismo di stabilirsi in Giappone all'epoca, e era molto credente anche nel Sutra del Loto, e ha costruito anche la prima... prima di Nichiren, il primo tempio, la prima Costituzione nel mondo. E la prima Costituzione nel mondo è stato scritto da lui
in Giappone basato sul buddismo, soprattutto sul Sutta del Loto. E la religione? Sì, ero 17 articoli. Ma di sé, ma molto prima. Molto, molto, molto prima, sì. È stato il primo tempio fatto costruire. Penso che era, se non mi sbaglio, verso l'Ottocento. Ottocento? Fine Settecento. Anche 600? 600, ok, 600. Se ricordo bene. Costituito 607, il tempio 590. 4, se non mi sbaglio. Mamma mia, perché hanno voluto 200 anni per stabilire il buddismo in Giappone, dal 600 all'800, ma era ancora piccolino, e poi dopo ha cominciato a prendersi piedi. Perciò quello che stiamo facendo noi qui in Italia adesso, lo stesso epoca come nel tempo, anzi prima del principe Shotoku, stiamo creando la storia, ci vuole tanto tempo per farlo stabilire. C'era questo principe che aveva fatto il primo tempio, dove è conosciuto come era, dove si regala per la torre, andiamo per il Toba, dove c'erano le cene. C'è una domanda, sì. Prima ha parlato delle qualità, ha parlato delle qualità, persona, eccetera. Eh? Qualità delle, del carattere, meriti, sì, i meriti. I meriti, così, così sono, sembra un po' i paramita. Sì, i paramita sono metodi. Oui. Per cercare di sviluppare, coltivare e far sviluppare i meriti. Sono pratiche, così, guide. Così, i meriti sono, sembra un po' come i paramita. I meriti sono gli effetti. Ha fatto costruire il primo toba. Sono gli effetti dell'usare e rispettare le paramita. Dobbiamo lavorare sulle paramita. Non è automatico, perché pratica e viene subito. Non viene automaticamente. Cioè, sono cose che possono interessare a tutti. Questo sta parlando di una cosa molto importante. Puoi ripeterlo di nuovo? Sì, ripeterlo. Beh, la domanda è, Reverendo Taravicini ha parlato dei meriti che ho ottenuto con il sutra dell'otto, con il buddismo e il sutra dell'otto, ok? E mi sembra un po' come le 10 o 6 o 10 paramita. Per me mi sembra una pazienza. Sì. E vorrei sapere, e ha già risponde, la differenza dei meriti e i paramita. Ok, i paramita sono le vie da coltivare e perfezionare, okay, in maniera che possiamo coltivare e far sviluppare, evolvere tutti questi meriti nella nostra, e qualità di vita nella nostra vita. Perciò i paramita è il lavoro. Voilà. Il paramita è la pratica, il paramita è la nostra attenzione, il nostro sforzo, la nostra devozione, eccetera, che tutto quello che ci porta a sviluppare e coltivare tutte queste qualità. Stessa domanda che voglio fare. Hanno già risposto. Vedi? Anche senza interrompere. A causa per ottenere l'effetto. Mi sembra che la stessa domanda che volevo fare, perché prima dicevo, ma i paramita che cosa significa, cosa sono? Paramita vuol dire perfezione. Paramita viene dal, in giapponese si chiama haramitsu. Cosa hai sentito parlare anche questa parola? Haramitsu. E poi paramita è la stessa parola, paramita è sanscrito e vuol dire un perfezionamento. Perciò perfezionare un aspetto. E sei paramita sono perfezionare sei punti specifici. Quindi è lunga la
cosa. Sì. Ma mi sembra che abbia parlato del Galateo buddista. Volevo più o meno nel Galateo c'è. Nel Galateo c'è. Nel Galateo abbiamo parlato di questo. Ok? Sì. Okay, ma io sto parlando soltanto della cosa ancora più sincretizzata. Fermo, cioè. Va bene? Va bene, grazie. Ok, grazie. Grazie, Nave mio. Sì, dobbiamo cantare per Roberto perché oggi...